Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi ragazze video haul per quanto riguarda qualcosina che ho preso coi saldi, ma veramente qualcosina, per consolarmi appunto che facendo questo giretto per saldi non ho trovato nulla di che, sono stata da Bottega Verde e vi faccio vedere un po' tutti i miei acquisti. Allora, innanzitutto sulle labbra ho una novità, la tinta labbra di Lambre, una novità per me ovviamente. È la numero 22, questa qui è una tinta labbra matte, ma che vedete non mi va a seccare tanto le labbra, quindi mi piace molto. Allora, sono stata a fare un giretto ad Arese. Io e la mia amica ci siamo prese il nostro giorno di ferie, però non abbiamo trovato un granché a livello di abbigliamento. Allora, siamo state da Tezenis, poi, appunto perché guardando nei vari negozietti, niente di che. Da Tezenis ho preso tre canotte. Allora, ho preso questa qua, in questa fantasia, diciamo, pitonata, che ha il pizzo sul davanti, sono le classiche canottine di Tezenis, scollo a V, dietro sono dritte sempre col pizzetto e hanno anche il pizzo qua in basso. Queste mi piacciono molto da mettere anche sotto ai vari cardigan eccetera, o da mettere così in estate, perché sono morbidissime, non si stropicciano mai, veramente mi piacciono tantissimo, ottimo anche come cotone. Queste solitamente costano 9,99 € l'una, c'è sempre l'offerta che se ne acquisti due costano 15,99 €, in questo caso erano in offerta al 50%, quindi ogni canotta l'ho pagata 5 euro, e ho preso questa fantasia così. Poi ho preso questa, mi sono data un po' sui toni dell'animalier, questa qui con il scusate che spavento, è arrivata la mia patata, fatti vedere patata, di ciao la mamma, fa il video, ciao, no miau, non vuole, la lascio lì, fa caldo, non vuole essere presa. Dicevo, questa qui fatta così, sempre uguale, stesso modello, scusate, un po' di peli della micia. E poi l'ultima che ho preso, invece un attimino più adatta a questa stagione, diciamo così, queste le vedo un attimino più invernali, è questa qua con i fiorellini, ha sempre la spallina piccolina, vedete, ha lo scollo tondo senza pizzi, va giù un pochino più morbida sui fianchi, rimane un pochino più morbida, e dietro in alto ha questo motivo con queste nastrine, diciamo così, che si incrociano, queste listine che si incrociano, molto bella. Anche questa costava 9,99 € e a prezzo l'ho pagata col 50%, e questa mi piace molto, devo dirvi che tra le tre è quella che preferisco, perché la trovo proprio più adatta come fantasia alla stagione. Non ce n'erano tantissime di cose in saldo da Tezenis, spero magari che sempre a livello di canotte o anche di leggings, che comunque io li utilizzo parecchio, magari andando più avanti mettano in saldo anche quello. Poi siamo state da Primark a fare un giro, abbiamo comprato tantissime cose a livello di calzine, mutandine, pigiamini, qualche maglietta eccetera per i nostri figli, però per noi non abbiamo trovato nulla. L'unica cosa che ho trovato bellissima e secondo me che costa niente sono le ciabattine. Erano ovviamente tutte chiuse bene, tutte sigillate due a due, quindi non si spaiano, che sapete che in quei posti grandi dove magari la gente le prova, le butta eccetera, se non sono ben chiuse le ciabattine a volte si perde la destra, la sinistra, bisogna cercarle. Invece no, erano belle tutte chiuse bene, insomma, col cartoncino, con la plastichina. Io le ho già aperte, ragazze, perché vabbè, sono così. E niente, queste qua sono così. Sono in peluche, un peluche morbidissimo come la mia gattina, proprio morbido morbido, sotto sono in gomma così antiscivolo, cucite molto molto bene, morbidissime, e costano soltanto 4 euro, non erano in saldo. Ho voluto prendere anche queste a infradito pensando di riuscire a metterle adesso, essendo appunto infradito, ho detto non dovrebbero tenere caldo, perché sentito così mi sembra un peluche anche fresco, per dirvi, però ragazze no, le ho messe un attimino, tengono molto caldo, quindi in inverno sarà difficile utilizzarle perché avrò freddo le dita dei piedi. D'estate fa caldo, magari le userò un po' durante la notte, la sera dopo che si è fatta la doccia, che si cambiano le ciabattine, giusto
tenerle quel momento, insomma, in questo periodo, anche se fa caldo, si riesce. Anche queste hanno questa plastica antiscivolo e anche loro 4 euro. Ce n'erano tantissime di ciabattine, c'era anche tantissima gente, nonostante era un giorno infrasettimanale. E quindi basta, non abbiamo neanche, vi dico, guardato più di tanto. Poi ho trovato un paio di sandaletti, eccoli qua, anche questi li ho già messi, la suola sotto è sporca, sono di Rocco Barocco, li ho pagati solo 20,90 euro, sono tutte in tipo corda e qui in plastica e copelle, qui è un attimino più color crema, mentre le cuciture sono molto più bianche, bianco latte. Il sandaletto è completamente bianco, sotto è sporco, scusate perché l'ho già indossato, molto leggero, hanno lo strap qua così si può regolare bene come si vuole, molto molto sportivo, ovviamente è un sandalo proprio da jeans, pantaloncino eccetera, molto sportivo, ma mi è piaciuto, ripeto, costato poco, leggero, e lì tra l'altro, se vi può interessare, non mi ero mai accorta, c'è questo negozio monomarca di Rocco e Barocco. E questi sono tutti i miei saldi, come vedete, proprio un minimo. Quindi poi sono andata da Bottega Verde. Dovevo uscire con qualche sacchettino, no? E vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, principalmente sono entrata perché volevo i bagni doccia, questi qua della linea Sol, che non lavano via l'abbronzatura, sono quelli estivi. Io li utilizzo sempre in questo periodo perché si fa anche più di una doccia al giorno, quindi quel poco di abbronzatura che c'è, se riesco a salvaguardarla un pochino è meglio, allora vado a comprarli. Questo qui è il bagno doccia al latte di cocco e questo qui invece con ibisco e olio di argan. Adesso sentirete la Lela che vuole uscire, ma devi aspettare, amore. E questi li ho pagati 4,99 euro l'uno, scontati del 50%. Poi ho preso la linea per i capelli, sempre la linea solare della linea Sol. Questa qua è la linea illuminante. Lo shampoo è rigenerante illuminante e la crema balsamo di luce è restitutivo illuminante. Li ho già utilizzati, ragazzi, solo ieri sera, solo una volta. Diciamo che questa è una crema balsamo, la pensavo un attimino più ricca, che mi nutrisse un po' di più, invece ha più l'effetto proprio balsamo, però buoni, buoni come prodotti. Lo shampoo molto cremoso, molto, molto delicato, districa bene anche lo shampoo stesso mentre si lavano i capelli. Mi sono piaciuti e questi li ho pagati col 44% di sconto, se non sbaglio. Lo shampoo 5,99 euro da 8,99 euro, giusto? Sì, e invece il balsamo costava a prezzo pieno 11,99 euro, ho avuto uno sconto di 5 euro, quindi 7 euro, giusto? Circa 6,99 euro, qualcosa così. Comunque c'era lo sconto del 44%. Poi sempre della linea solare ho ripreso, questa è una riconferma, è già il terzo, il quarto addirittura che compro quest'anno, ed è il detergente per il viso. Questo è adatto ovviamente a tutti i tipi di pelle, è un gel che fa schiuma, ma una schiuma non ricchissima, lava bene il viso, ovviamente non strucca, devo struccarmi prima con un altro prodotto, molto delicato, ci piace tantissimo, lo usa anche mio marito e l'ho pagato 4,99 euro. Profumazione tra l'altro veramente molto delicata, ecco, non è fastidiosa. Poi ragazzi, vi segnalo che c'erano tutti i bagno doccia in offerta 2,99 euro. Di solito sono a 3,99 euro già in offerta, invece in questo periodo 2,99 euro. Ho voluto prendere il pepe rosa, petali di vaniglia. Ovviamente ne ho approfittato e poi ho preso quello alla menta. Ne ho presi solo tre perché sennò pesava troppo il sacchetto, vi dico la verità, avendo gli altri due solari. Altrimenti avrei preso anche altre fragranze. Bagno doccia Bottega Verde, ottimi perché anche loro non vanno a seccare la pelle, lavano molto bene, profumatissimi e quindi ne ho presi tre. E poi l'ultima cosa che ho comprato, questa crema effetto lifting che è buonissima ragazze, è soprattutto un trattamento per il contorno occhi e palpebre, soprattutto per le palpebre. Io quando la applico vedo proprio la palpebra come se si alza, cioè è una cosa veramente
spettacolare. La crema in assoluto che come la metto vedo subito l'effetto. Mi piace tantissimo, era in offerta col 70% di sconto e la ragazza mi ha detto che, visto la spesa che avevo fatto, avevo diritto ad avere un prodotto che qualsiasi sconto avesse già il prodotto mi sarebbe stato scontato di un altro 20%, quindi ho avuto un 70 più 20 su questa qua. L'ho presa, l'avrei presa comunque, vi dico la verità. Aiuto, devo andare a aprire la Leila. Però ecco, con questo prezzo ne valeva proprio la pena. L'ho pagata intorno alle 6 euro alla fine. Poi, come regali, non ho avuto niente perché non ho usato nessun coupon, nessuna cartolina. Mi ha dato tre campioncini di shampoo ai semi di lino per capelli secchi. E niente, tutta la mia spesa, in totale ho speso 42,25 euro. E niente, ragazze, questo è tutto. Vi saluto in fretta e furia. Vado ad aprire alla Leila che vuole scendere in giardino. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo col prossimo video. Ciao!